Eccoci qui, torniamo in diretta e come vi avevo annunciato poco fa, dopo aver visto come si stanno comportando i vari paesi del mondo per contrastare le emissioni nocive, il gas serra, l'anidride carbonica, adesso andiamo a cercare di capire come il mondo animale, in questo caso, ci può davvero dare una mano. Abbiamo parlato delle foreste del Gabon e vi ho detto che sono una preziosa risorsa per il pianeta, paragonabile all'Amazzonia. Bene, spesso sbagliando, qualcuno le ha paragonate, e poi ce lo dirà la nostra ospite questa sera, alle foreste del mare. Sto parlando delle balene, sto parlando dei cetacei. In realtà però non andiamo molto lontano se scopriremo, se, insomma, come scopriremo, impareremo quanto siano importanti le balene per la nostra stessa sopravvivenza. Vi ricorderete negli anni scorsi tante campagne animaliste che ci chiedevano di impegnarci per salvaguardare le balene. Beh, forse è il momento di cambiare un po' il paradigma e di pensare che sono le balene stesse che ci possono salvare o magari ci possono aiutare a salvarci in questo caso, e quindi a maggior ragione noi dovremo fare qualcosa per tutelarle. Oggi parliamo di questo, parliamo di balene, lo facciamo con una vera esperta che ha dedicato ai cetacei tutta la sua vita professionale, Maddalena Iaoda, una biologa, ricercatrice scientifica, divulgatrice scientifica dell'Istituto Tetis. Maddalena, ben trovata, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora, ho detto bene nell'errore? Qualcuno paragona le balene, i cetacei in generale, alle foreste. Che cosa c'è di sbagliato e di vero? Tu lo racconti nel tuo libro, che è stata per me una rivelazione, perché avevo letto da qualche parte dell'importanza delle balene, della loro capacità di catturare anidride carbonica, ma qui ho trovato le spiegazioni che cercavo. Il libro è edito da Mursi, è quello che avete visto, Balene salvateci. Maddalena rigira quello che è stato un po' il motto delle varie campagne, come vi dicevo poco fa, salviamo le balene. Ora siamo noi che chiediamo alle balene di salvarci. Perché, Maddalena? Sì, no, è vero. Noi per anni abbiamo visto le balene prima come una risorsa da sfruttare e poi, invece, più di recente, come animali da salvare, perché ci sembravano speciali ed effettivamente lo sono e hanno ancora bisogno di essere salvate, quindi salviamo le balene è tuttora valido. Però oggi, grazie a delle ricerche recenti, abbiamo scoperto dei motivi anche completamente diversi e forse che non avremmo sospettato, cioè che hanno anche un ruolo chiave nell'ecosistema, cioè potremmo dire ci forniscono un servizio e, come hai detto giustamente, possono addirittura aiutarci a rimediare ai danni che stiamo facendo al pianeta. E questo un po' da qui siamo passati a salviamo le balene, a balene salvateci, quindi ribaltando questo slogan. Hai detto giustamente, i cetacei possono aiutarci. Non è come qualche volta si legge, perché hanno la funzione delle foreste, chiaramente non sono vegetali, non fanno la fotosintesi, però un legame effettivamente c'è. Faccio un attimo solo un passo indietro per spiegare nella pratica di cosa si tratta. Abbiamo sempre sentito che le foreste sono quelle che fanno la fotosintesi, come tutti i vegetali, quindi ci danno ossigeno e per contro eliminano l'anidride carbonica, cioè la CO2, che è uno dei principali gas serra che tanti guai ci sta causando con tutta la crisi climatica che ne consegue. Cosa c'entrano le balene in tutto questo? Ebbene, gli oceani hanno l'equivalente delle foreste, cioè hanno una grossa componente vegetale, solo che noi non la vediamo perché sono delle alghe microscopiche, ma sono tante, una grossa biomassa ed è nota come fitoplancton. Quindi l'oceano in realtà nasconde delle foreste enormi che hanno esattamente la stessa funzione, tant'è vero che possiamo dire che l'ossigeno che respiriamo arriva in grandissima parte anche dagli oceani e non solo dalle foreste. Dicevo, cosa c'entrano le balene? Beh, è molto semplice. Le balene chiudono il cerchio. La cacca di balena è quello che è il grosso fertilizzante che permette
A questo fitoplancton che ha bisogno di sali minerali, di ferro come tutte le piante, ebbene le balene hanno la bella abitudine di emettere le feci in superficie. Noi quando andiamo fuori in mare lo vediamo spesso che per esempio i capodogli quando si immergono tirano sulla coda per la loro immersione ed è quello il momento in cui emettono questa che abbiamo Si scoperto è lasciano una andare, sostanza molto insomma, preziosa. sono animali liberamente, una cosa più naturale forse non esiste al mondo, quindi niente di cui sconvolgersi, però la loro funzione è fondamentale perché nutrono ciò che poi dagli oceani arriva a noi come ossigeno, no? In realtà ciò che permette agli oceani di restituirci l'ossigeno. È vero, Maddalena, adesso non so, forse faccio un errore, forse faccio una gaffe. Ho letto da qualche parte che addirittura le balene sono in grado di immagazzinare loro stesse anidride carbonica e quindi quando alla fine della loro vita muoiono e affondano, intrappolano questa CO2 sul fondale dell'oceano, quindi lo portano via in sostanza. È vero o ho letto una cavolata? No, è vero, in realtà quello che ho descritto non è l'unico meccanismo con cui le balene possono aiutarci. Beh, faccio solo un breve inciso, intendiamoci, non basteranno le balene da sole a salvarci, però possono darci una mano, questo è vero. Giustamente ricordavi, sì, è vero anche questo. Allora, tutti gli organismi sono fatti di carbonio. Le balene hanno una grossa biomassa, sono molto grosse, quindi è vero che quando vanno a fondo, dopo essere morte, sequestrano una grossa quantità di carbonio, cioè anche quello non è il meccanismo principale, più innovativo è quello che dicevo prima, però anche quella è una loro funzione. Non solo, ne hanno anche altre, hanno anche una funzione di rimescolamento perché fanno delle immersioni profonde, quindi portano i nutrienti proprio anche in senso sia orizzontale, sia verticale che Certo. orizzontale con le migrazioni, quindi fanno anche un po' da trasportatore di questi nutrienti. Questo per dire, ci sono veramente tanti meccanismi per cui la loro funzione è molto importante, cioè il messaggio è proprio non possiamo fare a meno noi delle balene. E di tutta la natura non possiamo vivere senza la natura, perché come abbiamo visto, altrimenti saremo vittime della crisi climatica che già ci sta causando tanti problemi. Che abbiamo provocato noi e che invece adesso chiediamo al pianeta e agli animali in questo caso di aiutarci a risolvere. Maddalena, esco un attimo da questo discorso solo per chiederti quando è nata e come è nata la tua passione per i cetacei e per le balene. Beh, è nata fin da piccola, io ho sempre avuto la passione degli animali, io ho sempre avuto la passione del mare e quindi quando c'è stato un momento in cui queste due cose le ho potute unire, è stata la mia fortuna perché mette assieme proprio le mie passioni. E tutto è nato 35 anni fa quando con un gruppo di colleghi abbiamo fondato l'Istituto Tetis in tempi negli anni 80 in cui sembravamo un po' dei pazzi e ridevano un po' perché dicevamo vogliamo studiare le balene e per di più il Mediterraneo. E sembrava un po' una follia perché all'epoca la gente faceva fatica a credere che anche da noi ci sono balene delfine, ce ne sono ben 8 specie. Da allora le abbiamo studiate per tanti anni e abbiamo capito quanto è preziosa la fauna marina anche del nostro piccolo ma particolarissimo Mediterraneo. Ecco, noi stiamo mandando un po' di immagini di repertorio, in questo caso abbiamo visto uno squalo balena, che non è un cetaceo, giusto, Maddalena? Mi spiace, io non ho visto le Ah, immagini, però ho ok. visto passare una megattera. La megattera è quella Sì, sì, con sì. queste lunghe pinne bianche che non c'è regolarmente nel Mediterraneo, però è uno dei cetacei più popolari, diciamo, perché è più Sì, facile da soprattutto andare a che si vedere. vede quando si va, per esempio, in Australia o in Sudafrica. Mi è capitato di vederle lì, per esempio. No, facevo riferimento, vabbè, meglio che tu non l'abbia visto perché è un mio errore aver caricato un'immagine di uno squalo balena che vorrei vedere, vorrei nuotare insieme, ma non è Beh,
Per molti aspetti possono essere anche simili, perché anche lo squalo balena è un filtratore, nonostante sia uno squalo, ma non tutti gli squali sono come ce li fanno vedere nei film, No, quindi certo che no. può avere una funzione dal punto di vista ecologico anche simile alle balene. Bene, bene. Dicevo, torniamo alle balene di noi altri, come si dice a Roma, le balene del nostro Mar Mediterraneo. Tu fai anche attività proprio di divulgazione per raccontare le balene del Mediterraneo, per aiutarci a conoscerle, per aiutarci a capire quanto siano importanti nel nostro mare. E anche nel libro si trovano poi una serie di storie che riguardano il nostro mare. Se ricordate, nell'inverno del 2019, sono apparse davanti a Genova, proprio all'interno del porto, dei cetacei direi inusuali da vedere dalle nostre parti. Sto parlando di quel gruppo di orche che apparvero proprio nell'inverno del 2019. Tu hai seguito quella storia, no, Maddalena? Sì, esatto, è stata una storia che ci ha coinvolto tantissimo perché allora intanto la comparsa di queste orche, le orche non sono regolari in Mediterraneo, ogni tanto si vedono, però non è una delle specie che vediamo regolarmente che si riproduca qui, quindi era già una cosa particolare. Era un gruppetto di 4 adulti e un piccolo. E purtroppo è stata una storia triste fin dall'inizio perché a un certo punto è morto il piccolo e la mamma non ne voleva sapere di lasciarlo andare, cioè per giorni l'ha tenuto su, che è una cosa che loro fanno per cercare di farlo respirare, ma purtroppo era già morto. Quindi questo ci ha fatto capire, ci ha dischiuso un pochino il mondo di questi. Delle orche in particolare, che sono degli animali molto sociali, hanno dei gruppi familiari, non hanno una famiglia come la nostra, non sono papà, mamma e piccolo, però sono piuttosto mamma, nonna, zia e relativi piccoli, ma sono molto uniti, quindi questo ce l'ha anche dimostrato, Costruiscono cioè. famiglie matriarcali, possiamo dire così. Esattamente, esattamente, sono famiglie matriarcali in cui la capa, diciamo così, è la nonna o la bisnonna, che guida un po' tutto il gruppo, però ci fa capire come abbiano proprio dei valori anche di famiglia. Purtroppo la storia non è andata bene, no, si è scoperto anche che questi animali erano stati visti niente proprio di meno che in Islanda, In cioè avevano Islanda, fatto sì, un viaggio me lo lunghissimo. ricordo molto bene perché i ricercatori erano riusciti a risalire agli animali attraverso le fotografie, quindi i segni distintivi che ogni animale ha sulle pinne, eccetera, li avevano riconosciuti attraverso un lavoro fatto di tanta collaborazione tra gli scienziati di diversi paesi, di diversi istituti, erano riusciti poi a scoprire che provenivano proprio dall'Islanda, che lì erano stati avvistati, però dicevamo purtroppo è una storia che è finita male e che noi scopriamo nel tuo libro, ma poi prosegue come per altre storie sul tuo sito. Quindi i lettori del libro poi possono ritrovare, trovare, scoprire l'evoluzione di alcune delle storie che tu racconti proprio andando sul tuo sito. Intanto questa è ancora la copertina del libro edito da Mursia, Balene Salvateci. Dicevamo a questo punto raccontiamo com'è finita la storia di queste orche, Maddalena. Sì, purtroppo non è finita bene perché poi via via sono sparite una dopo l'altra, sono state avvistate regolarmente mentre andavano a sud dopo essersi fermate tanto tempo nel Golfo di Genova. E l'ultimo sopravvissuto poi era il maschio, l'unico maschio del gruppo, è stato visto un'ultima volta, anche lui come man mano le altre prima di lui. Ha cominciato a essere piuttosto emaciato, si vedeva che era piuttosto magro, quindi la sensazione è stata che non riuscissero ad alimentarsi. Il motivo veramente resta un mistero, così come un mistero è come mai siano arrivati qui, non siano riuscite a sopravvivere, perché è una specie anche molto adattabile. Bello è stato che c'è stato un confronto veramente con tutti i ricercatori e come hai ricordato giustamente è stata usata la fotoidentificazione che è uno strumento molto, molto importante nella ricerca sui cetacei perché permette di riconoscere ogni singolo animale e questo vale un po'.
quasi per tutte le specie, per le orche è relativamente facile, ma lo facciamo anche noi, anche con i capodoglio, con le balenottere, che sono invece le grandi specie più regolari da noi. Ecco, intanto stiamo vedendo, Manuel, se lo puoi rimandare, il poster, uno dei tanti poster che si possono anche acquistare, dove sono rappresentate proprio le balene del mondo, perché noi quando parliamo di balena, non lo so, così tradizionalmente abbiamo in mente Moby Dick, no? Ma di balene ce ne sono tantissime, di cetacei ce ne sono tantissimi e gli studi vanno naturalmente avanti. Il loro ruolo sul pianeta è fondamentale anche per quella che è. No, noi ci riteniamo, come dire, in cima alla catena alimentare. La stessa cosa vale per le balene, giusto? Sì, è verissimo. Loro hanno in un certo senso un ruolo simile al nostro, esattamente in cima alla catena alimentare. E questo è anche un'altra funzione per cui possono essere delle nostre alleate. Diciamo, possono essere dei campanelli d'allarme proprio per la loro posizione. Per esempio, certi inquinanti si accumulano tantissimo nei tessuti grassi e si accumulano lungo la catena alimentare. Quindi i grandi cetacei sono proprio quelli che ci possono dire: attenzione, questi inquinanti si accumulano e noi siamo un po' nella stessa posizione. È il caso dei DDT, che è un insetticida ormai proibito da decenni, ma che continua a girare tra i viventi, non viene eliminato. Anche i PCB, insomma, ce n'è. Tutta una serie di sostanze, purtroppo se ne aggiungono anche di nuove, e quindi loro sono proprio dei campanelli d'allarme. Così come si dice anche che sono delle specie ombrello, che vuol dire che proteggendo loro che sono in cima, proteggiamo automaticamente anche tutto quello che sta sotto. Ecco perché veramente i cetacei sono un punto di partenza non solo affascinante, ma anche proprio utile, ideale per fare un discorso però sulla tutela di tutto l'oceano. Di tutto l'oceano e di conseguenza di tutto il pianeta. Nel tuo libro, Maddalena, racconti anche storie di cacciatori pentiti. Lo ricordiamo, a partire proprio da Moby Dick si raccontava la storia di una balena bianca e in realtà si raccontava la storia della caccia alle balene per l'olio e per il grasso, che in determinati periodi della storia dell'uomo sono stati ritenuti delle materie prime estremamente importanti, per non dire fondamentali. Adesso tanti paesi che erano abituati a cacciare le balene, insomma, hanno fatto un passo indietro, no? O perlomeno è scattata una sensibilità diversa in questi paesi, per cui anche alcuni cacciatori si sono convertiti al whale watching in questo caso, quindi al fatto di portare i turisti a vedere le balene libere in natura, libere in mare senza più cacciarle. Questo è un vantaggio enorme sia per gli animali, chiaramente che vivono più sereni, sia per i cacciatori stessi che fanno un lavoro molto meno pericoloso e meno drammatico. Tu racconti la vicenda delle azzorre, a me viene in mente, per esempio, quello che mi è capitato di vedere in Norvegia, nonostante sia ancora un paese che caccia le balene, però lì c'è un movimento anche d'opinione molto forte, così come mi è capitato in Islanda, per non dire, insomma, in Australia non si cacciano le balene, in Sudafrica neanche. Ecco, rimangono forse Giappone e Norvegia da questo punto di vista, no, Maddalena, mi sbaglio? Sì, è vero, oggi per fortuna la stragrande maggioranza dei paesi non caccia più. Primo, perché la caccia industriale ha decimato talmente tanto le balene che non vale più la pena. Quindi oggi restano più o meno un quarto, delle balene che c'erano una volta a causa della caccia veramente dissennata. E resta il Giappone, restano però anche Norvegia, Islanda, ci sono le Faroe che cacciano i globicefali di cui spesso vediamo queste foto La terribili. grinda drammica, no? La caccia in cui vengono uccisi, anche diciamo, attirati sulla spiaggia e poi uccisi a bastonate dagli abitanti, centinaia di animali. Ultimamente ha fatto veramente scalpore perché ne hanno uccisi circa 300 e gli abitanti delle isole sono molto pochi, per cui non c'era alcuna necessità di uccidere un numero così grande di animali.
gli stessi politici locali hanno definito l'evento qualcosa di fondamentalmente sbagliato. Speriamo, insomma, il movimento anche lì d'opinione è stato forte, speriamo che si arrivi, insomma, a un ravvedimento di quella che è un'usanza di cui obiettivamente ad oggi non ha più neanche senso parlare, no? Certo, no, giustamente ricordavi che c'è anche un interesse opposto, cioè un interesse economico sugli animali vivi ed è il whale watching, oltre al valore che dicevamo dei cetacei come alleati, e tra parentesi volevo citare, il Fondo Monetario Internazionale ha valutato che una balena viva vale qualcosa come 2 milioni di dollari, l'equivalente di migliaia di alberi, però ha anche un valore per tutto l'indotto del whale watching, quindi una balena oggi veramente possiamo dire che vale più da viva che da morta, quindi a maggior ragione la caccia veramente non ha mo più motivo di essere, tanto più che tutti i prodotti che una volta venivano ricavati dalle balene oggi vengono sintetizzati in maniera completamente diversa, non accendiamo più le candele con il grasso di Con il grasso balena. di balena, chiaro. E quindi c'è da dire solo per il whale watching, anche lì c'è un piccolo rischio di se il whale watching è non regolamentato, può anche disturbare i Certo, cetacei. certo, certo. Però diciamo che anche lì ormai, In insomma, si certe trovano zone, quindi bisogna seguire sempre delle i... regole. Scusa, non ti ho sentito, Maddalena, mi dicevi, deve seguire delle regole. Ormai, insomma, almeno Ci mi è... sono delle regole di condotta Sì. da seguire, quindi un whale watching regolamentato che non rischi assolutamente di disturbare gli animali e di allontanarli da una zona che non sarebbe nell'interesse né del whale watcher né dei Certo. turisti che vanno e per inciso è un'esperienza eccezionale incontrare una megattera, vedere una balenottera anche delle nostre in Mediterraneo, un animale di oltre 20 metri che magari ti si avvicina, o un capodoglio, hai ricordato giustamente Moby Dick, che è quello che viene in mente a tutti, Moby Dick è un capodoglio, ce li abbiamo anche noi, ne abbiamo avuto anche uno bianco, che vediamo ogni tanto, ma è lontanissimo dall'immaginario collettivo del vendicativo e scatenato Sì. bestione che ci ha descritto Melville, sono degli animali incredibile anche loro con una socialità incredibile, con delle famiglie matriarcali, cioè è un mondo completamente diverso, tutto da vedere, da scoprire ancora. Senti, a proposito di mondo da scoprire, nella tua lunga carriera, dedicata alle balene, ai cetacei in generale, mi racconti brevemente, che poi si leggono anche nel libro, però senza svelare tutto, gli episodi più divertenti, più buffi che ti sono capitati. Insomma, ho letto qualcosa a proposito di una saliera. Sì, è vero. Io purtroppo ho questa deformazione professionale, faccio la divulgatrice scientifica, allora voglio sempre coinvolgere la gente, no, la gente. E allora mi è successo una volta, e ho anche questa passione per i gadget, avevo visto in un negozio questa bellissima saliera a forma di capodoglio e non ho resistito, quindi mi sono precipitata e ho chiesto alla commessa, mi dà per favore quella bella saliera a forma di balena e la commessa mi fa no, guardi, no, non c'aveva niente delle balene, era un po' sbrigativa, ma no, ho visto quel bel capodoglio lì, ah, mi fa sì, ah, la serie dei pesci. E siccome io la prima cosa che dico sempre è che balene e delfini non sono pesci, anche se gli assomigliano, ma sono mammiferi come noi, quindi degli animali complessi, degli animali che ci assomigliano molto, insomma, sono dei mammiferi, partoriscono piccoli vivi. E mi sono subito lanciata in una. Insomma, non sono riuscita ad accettare l'idea che lei chiamasse pesci, e quindi del tutto fuori luogo io mi lancio in questa discussione con dietro tutta la gente che aspetta e che comincia a dire: ma questa che cosa vuole? Quindi purtroppo ogni tanto mi caccio in queste situazioni un po' imbarazzanti, ma insomma, è No, stato più vabbè. forte di me.
Io l'ho trovata fantastica questa storia, mi sono ritrovata un sacco in te e in tanti episodi. Prima parlavi dell'emozione di osservare le balene dal vivo, da vicino, e una delle cose più emozionanti che mi è capitato di fare, oltre ad averle viste appunto nei viaggi, è stata proprio la possibilità di vedermela passare sotto mentre nuotavo una balena australe, appunto in Australia. Credo di aver pianto sott'acqua, cioè quando sono uscita dall'acqua con la maschera, sono sicura di aver avuto le lacrime, perché è stata una cosa, esattamente questa balena qui, di un'emozione, di una bellezza, che veramente mi sentivo scoppiare il cuore dalla gioia. E pensare che noi li abbiamo decimati, questi animali, è davvero incredibile. Così come pensare di poter costringere questi animali a vivere all'interno di vasche. Nei vari centri come SeaWorld, eccetera, che in tutto il mondo, delfinari, eccetera, costringono gli animali ad esibirsi in qualcosa che non è assolutamente naturale e a vivere all'interno di strutture del tutto inadatte a questo tipo di animale di cui parliamo. Insomma, anche nel libro tu racconti una storia che riguarda delle orche. E di un'orca in particolare, Lolita, che si sta cercando di salvare. Sì, è vero, hai ragione, questo è un altro punto dolente, quello dei cetacei in cattività. Allora, se diciamo 30 anni fa poteva avere un senso, perché tanta gente magari non sapeva neanche dell'esistenza di questi animali e veniva raccontato solo in delfinario. Ok, oggi i tempi però sono cambiati tantissimo. Abbiamo dei documentari bellissimi, abbiamo la possibilità di andarli a vedere in natura con le precauzioni che dicevo. Quindi oggi veramente mi sento di dire che non ha più senso. Per nessun cetaceo, e in generale io direi per nessun animale, perché sono contraria agli zoo, a maggior ragione per quello che ricordavi tu, le orche. Le orche sono dei delfini, ma sono dei delfini enormi. Metterli in una vasca è veramente un'assurdità perché è uno spazio limitatissimo. Quindi con le orche ci sono stati degli incidenti, per esempio con la famosa orca Tillicum, che ha anche ucciso delle Degli persone, degli addestratori, sì. addestratori, purtroppo in una situazione di cattività. Per inciso, voglio dire che nessuna orca ha mai ucciso nessuno in libertà, e quindi già questo dovrebbe farci riflettere. Lolita è un'orca. Io in certi punti del libro ho cercato di descrivere un po' certe storie di certi animali. Questo è uno di quelli, venivano presi dal loro branco, quindi strappati alla famiglia in maniera veramente crudele, perché andavano a prendere i piccoli che valevano tantissimo, venivano venduti ai delfinari. Lolita era uno di questi che ha passato decenni in una vasca, quindi si è creato un movimento per volerla liberare. Anche quello in realtà è un grosso problema. Una volta è stato fatto con Willy, il Sì. protagonista di Free Willy, Sì. che è stato rimesso in libertà con grande dispendio di energie, ma purtroppo in realtà non ce l'ha fatta perché era ormai troppo abituato ad essere Alla alimentato, natura. insomma, poi è morto in una polmonite. In realtà, sì, ci sono questi movimenti. Purtroppo, in realtà, è un grosso problema. Poi, cosa farne di questi animali che meriterebbero la libertà, però, Però purtroppo, non è può detto ce la comportare in faccio. questo caso, per un animale che ha vissuto 50 anni all'interno di una vasca, può comportarne la morte diretta. Il tema è smettiamo di catturare gli animali per tenerli nei delfinari, per tenerli negli zoo, eccetera. Poi la questione degli zoo, io mi vedo d'accordo con te, ma so che è molto controversa, quindi avremo modo poi di parlarne anche con. Nelle nostre prossime puntate, vedere gli animali in generale in cattività è qualcosa che proprio non credo sia tollerabile. Ma detto questo, Cristina, perdonami, Maddalena, ho un'amica che ha un nome molto simile al tuo, mi confondo. Maddalena, perdonami, purtroppo ti devo salutare perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Voglio ancora far vedere però la copertina del tuo libro che io ho trovato eccezionalmente interessante e che a questo punto consiglio a tutti di acquistare e di regalare per Natale. Poi, come vi dicevo, potete continuare a leggere.
le storie che Maddalena racconta sul libro, anche sul suo sito, basta digitare Maddalena Yoda, lo trovate immediatamente, maddalenayoda.it. Tra queste storie c'è la storia anche di Coda Mozza, e anche lì un altro bello interrogativo, sicuramente l'avrete sentita nominare Coda Mozza, ma di più non voglio dirvi, perché poi dovete leggere il libro e dovete seguire Maddalena, che intanto ovviamente ringrazio per essere stata con noi questa sera. Spero, Maddalena, di riaverti prossimamente in studio. Molto volentieri, grazie a te e grazie a tutti voi. Grazie a Maddalena Yoda, ricercatrice, biologa, direttrice scientifica dell'Istituto Tetis, che vi consiglio davvero di seguire se siete appassionati di balene e di cetacei, perché le cose da scoprire sono tantissime e sono in continuo aggiornamento. Vado un attimo a vedere che cosa abbiamo in scaletta. Ah, sì, bene. Parlando di animali, e parlando di animali meravigliosi, continuiamo a parlare di oceano. In questo caso però vedremo degli animali che sono a noi molto familiari, parliamo di cani, che si lanciano a surfare sulle onde dell'oceano. Andiamo in Brasile. Sono stati i cani gli assoluti protagonisti delle onde che bagnano la città costiera di Natal nei giorni scorsi durante il Surf Dog Festival. Durante la competizione i cani hanno surfato accanto ai loro proprietari su tavole da paddle. I principianti sono stati dotati di giubbotti di salvataggio per garantire la sicurezza in acqua. I primi classificati sono stati Parafina e il suo proprietario Augusto Cesar. La coppia aveva già vinto medaglie d'argento e di bronzo ai mondiali di specialità. Sono davvero emozionato. Sono molto grato di essere qui e di aver vinto questo titolo, ha detto Cesar. La coordinatrice dell'evento, Jacqueline Cordeiro, ha affermato che il festival ha dimostrato che è possibile fare interagire esseri umani e animali domestici sulla spiaggia. E devo dire che poi su internet si scoprono anche cose meravigliose. Mi è capitato di vedere delle immagini addirittura di gatti che vanno allegramente sulla tavola surf con la loro bella pettorina di sicurezza. In questo caso abbiamo visto che il vincitore del festival dedicato ai cani surfisti si chiama Parafina, mi sembra un nome a dir poco perfetto, non poteva vincere altro che questo cagnolino. Va bene, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, poi torniamo e andiamo insieme in Azerbaigian.